3 minuti per farvi vedere. Questo è il terminale di rete. Di solito noi in aula abbiamo usato questo. Questo qua in basso è quello che vedono a casa. È un programma mio, ne vado abbastanza fiero. Tra l'altro, se voi prendete... E sbagliate finestre, ovviamente. Se voi prendete e sottolineate un pezzo, guardate quando fa il crash, 1, 2, 3, che vi fa il refresh, mantiene i colori, potete anche fare le selezioni e funziona. Tra l'altro, se guardate cosa succede se prendete la finestra e la ridimensionate, automaticamente anche di là si è ridimensionata, quindi non avete problemi di ampiezza, potete fare la finestra delle dimensioni che volete. Praticamente questo è un terminale che fa una snapshot, una fotografia ogni 4 secondi e la inserisce. Una dice, ma ci sono cose molto più elaborate, per esempio VNC, c'è anche il supporto VNC, ma io voglio usare il supporto VNC che potrebbe fare crash dei tutti i pixel, e quindi che richiede delle bande di collegamento molto ampie, se quello che volete far vedere una finestra terminale. Questo è leggerissimo, perché manda, cosa manderà? 2K ogni 4 secondi. Perché manda codifica in HTML esattamente lo schermo, ok? E sì, e così si riesce a fare questo tipo di interazione anche con linee a bassa velocità. Tra l'altro questo c'è da qualche parte, ma c'è in è una funzionalità che secondo me dovrei con calma mettere in un pacchetto e distribuire. Chiudiamo questo browser. Allora, il vostro collega prima mi faceva notare un articolo sull'università e contratti di insegnamento a costo zero, un giornale di quelli pagati dalla pubblicità, la qualità di quella stampa non è controllabile. Ricordate sempre, faccio un inciso, quando leggete o parlate con qualcuno, guardate sempre se quella persona che sta parlando ha del tornaconto, se dice A o se dice B. Se ha tornaconto a dire qualcosa, probabilmente l'affidabilità di quello che sta dicendo non è alta. Questi giornali sono pagati dalla pubblicità, quindi non scontenteranno mai gli inserzionisti, ok? Come un po' la TV commerciale. Le cose migliori sono quelle pagate da chi vuole la notizia o da chi vuole o direttamente da organizzazioni super partners. Dopo vi spiego meglio questa. La lì dice che ci sono adesso in Italia l'università, dice il giornale, aumentano i contratti di insegnamento, specialmente ci sono delle persone che fanno insegnamento a costo zero, nel senso che accettano di fare dei corsi senza ricevere alcuna retribuzione. Qui bisogna fare una differenza, cioè tra i docenti universitari, i docenti universitari fanno degli insegnamenti a costo zero, anch'io ne faccio uno gratuitamente per l'università e oltre il mio obbligo accademico, io devo fare 120 ore di didattica come obbligo accademico, e poi svolgo un corso, quel corso che si chiama presentazione dei sistemi virtuali, non mi viene attribuito,
ma lo faccio perché così le persone che hanno quel tipo di interesse possono partecipare, studiare, avere crediti accademici per questo interesse. Come vengo retribuito? Non dice che cosa ci guadagno? Ci guadagno nella, permettetemi il termine, a livello scuola, cioè le persone, i ragazzi, alcuni di questi ragazzi che sono interessati alle cose che studio io, poi magari fanno una tesi, poi magari si interessano dopo la laurea e continuano a portare avanti le idee che studio. È stato così da sempre all'università. Invece ci sono dei personaggi esterni all'università che vengono in università, fanno dei corsi gratuitamente, cosa ci guadagnano? Ci guadagnano curriculum. Bisogna stare molto attenti perché molto spesso quelli che si propongono di fare questi corsi devono farsi curriculum in questo modo perché non hanno altro modo per farlo. Quindi non può darsi che non siano i migliori per tenere quel corso. Qui sono le facoltà che devono vigilare per dare contratti di insegnamento a persone qualificate. Noi non abbiamo contratti, abbiamo dei professori a contratto, a dire il vero non penso che abbiamo informatica, ne abbiamo qualcuno a informatica e management e sono gratuiti. Allora, avete domande per quanto io finora? Domande sulla teoria? Ancora una cosa, due cose mi vengono a dirvi. Una è la presentazione di quello che avevo detto prima. Vuoi sapere cos'è l'Istituto Superiore di Sanità o l'OMS, l'Organizzazione della Sanità, sono quelle. L'Istituto Superiore di Sanità è quell'organismo dello Stato che dice quel farmaco si può mettere in commercio, quel farmaco no, ed è fatta persona da persone pagate dallo Stato che non prendono un euro in più se dicono no, forse dicono meno. Ok? Poniamo in un mondo, in un'Italia del futuro, speriamo che non capiti, l'Istituto Superiore di Sanità che riceve compensi dalle società farmaceutiche. Voi chiedereste più ancora dei farmaci messi in commercio, no? Ed è per questo che l'università non deve fare pubblicità ad alcuno. Pensate a scienze dell'alimentazione. Se scienze dell'alimentazione ne fa gli esempi, come faremo noi? Vedete, guardate, la Ferrero fa il cioccolato in questo modo, ma non mi racconti i segreti della Ferrero, cioè le cose che sanno della Ferrero. Questo è corretto. Se un'università dall'altra parte fa il corso produzione del cioccolato da Ferrero, quello diventa come l'Istituto Superiore di Sanità che prende i soldi da se te ci metti a fare, a dare la conoscenza di qualcuno, a servizio di qualcuno. Questa è una seconda cosa, la cravatta. La faccio vedere tutta la sua completezza. Siete al fatto che stasera torno a parlare all'Ipercop. E la volta scorsa l'Ipercop mi hanno chiesto una cosa che chiedo a voi. Molti di questi persone che vogliono passare al software libero hanno spesso qualche problemino, non riescono a configurare la scheda del wireless o. E ovviamente non è che riesca lì a mettermi a guardare uno. L'ho detto, beh. Magari può essere un esercizio per i miei studenti, ma è un esercizio non per il corso. Ci sono studenti che fanno i 150 minuti, no? Che vengono in università a guardare il laboratorio. Questi studenti, se hanno voglia di dare una mano a qualcuno, possono chiedere un adeguato compenso, mettersi in concorrenza tra loro per dare una mano. Mettere al servizio delle loro conoscenze e magari guadagnare qualche soldino per gli studi, no? Quindi se qualcuno di voi ha voglia di fare questo tipo di attività, se me lo dice, io faccio solo da intermediario, io dico,
senza nessuno, posso fare anche un ordinamento, rendo dei nomi che conosco in modo che nessuno sia privilegiato, e la parte di passo alla persona pure. Come in altre occasioni potete fare una specie anche se non formalizzata di associazione di studenti che danno una mano a chi ne voglia e si mettono d'accordo su come venire retribuiti. Ok? Lancio questa idea, se me la togliete io poi faccio lo tramite, ok? Allora, domande non ce ne erano, passiamo a fare un po' di esercizi. Ne avete fatti voi un po' di esercizi? Che mi sono fatto? Tra l'altro, se avete tirato giù i compiti, stamattina potete guardare anche l'orario del file, verso non erano le 6 e mi sono preoccupato di mettervi gli ultimissimi che mancavano ancora, quindi se l'avete scaricato ieri oggi ce ne sono di più di compiti. Allora andiamo a prendere i compiti. Non ho fatto in tempo a stabilire un ordine preciso, però cominciamo da questi che sicuramente non avete visto, vediamo. Quindi prendo quello del 12 luglio 2010. Le date sono indicate al contrario perché così l'ordinamento alfabetico corrisponde all'ordinamento temporale. Ah, qui come vedete c'è sempre l'esercizio meno 1 e l'esercizio 0. No, questo era il secondo compito. Da dove partiamo? Cosa? C'è scritto in cima 2010-07-12, si legge sul .tot.pdf, è lassù. Allora, partiamo dall'esercizio 2, visto che abbiamo... Volevo andare a destra con il mouse, invece non me l'ha lasciato fare, ma adesso lo faccio. Ok. Cambiamo le luci che sono la camera. Allora, mi manca un pezzettino ma si capisce lo stesso. Si è dato un servizio di message passing asincrono, quello fatto con la asend e la receive. E si deve implementare un servizio di message passing con priorità. Ok? Quindi il nuovo servizio che avrà due chiamate P send, e adesso dobbiamo andare più a destra perché forse è meglio accontentarci del 150. Ecco, così ci dovrebbe fare. La PSEND con destinazione priorità messaggio e la DSIV di fare un PSEND. Quali sono le regole?
la fiera serva deve ricevere un messaggio, il messaggio di massima priorità fra quelli scaduti dal sender specificato, o sospendere il processo se non ce ne sono in attesa. Come lo fareste voi un problema del genere? Come lo risolvereste un problema del genere? C'è anche un suggerimento che dice prendi, puoi anche avere una chiamata che ti dice qual è la tua identità. Idee? Non bisogna usare processi server. Se usassimo processi server, chiunque manderebbe il processo server, quando fate la ricerca seleziona da una struttura dati quello di massima priorità e lo restituisce. No, noi siamo statici, vogliamo farlo senza processo server. Abbiamo a disposizione la ASEND e la ARESEND. Quindi se avete a disposizione queste chiamate, quello che potete fare è mandare dei messaggi o ricevere messaggi. Poniamo la cosa più semplice da pensare per la spedizione è che quando mando un messaggio con la PSEND, in realtà io mando un messaggio con la ASEND che comprende la priorità e il messaggio e la mando al destinatario, ok? Potrei metterci anche il mittente nel messaggio, così non ho bisogno di cercare il sender. E allora quando ricevo, io ricevo, se ricevo un messaggio da quel mittente, faccio la RSL e ricevo il primo, che non è detto che sia quello che manda la massima priorità. Quindi cosa devo fare? Devo riceverli tutti e poi nel destinatario li tengo da parte, tengo una struttura dati dal lato del destinatario, li ricevo tutti e poi una volta che sono certo che li ho ricevuti tutti vado a vedere tra quelli che ho nella mia struttura dati qual è quello a massima priorità e restituisco quello. Come faccio a ricevere tutti i messaggi? Come faccio per riceverli? Lo so, ma devo riceverli tutti. È tutto il difficile. Fai un ciclo. Però quando non ce ne sono più ti blocchi. La receiver è bloccante. La server no, ma la receiver è bloccante. No. Qui c'è una tecnica molto simpatica che è quella di automandarsi un messaggio con un target. Poi che diventa il limite. Quindi ricevo tutti i messaggi input fino a quando non ricevo il mio target. A quel punto sono certo di aver sfruttato fino al mio target le code input. Voce ferme, vado a vedere cosa c'è e qual è quello di massima priorità. Quindi, dalle parole al codice, io potrei scrivere il codice sul terminale, ma ci mettiamo più tempo. Mi scuso con quelli a caso, ma
queste cose infatti si insegnano meglio con la lavagna. Casomai qualcuno di voi gentilmente copia le lavagne e le mette a disposizione sul mio scritto. Allora, dobbiamo scrivere la PSL che ha come parametri test prio message. Ok? E proviamo a pensare che questa sia la ASEND di, vediamo di fare a meno anche del SEND, test che cosa? Quindi questo è un messaggio formato da tre componenti: del PID, l'identificativo dell'utente, priorità e messaggio. La PRECEIVE cosa fa? Leggiamo, c'è anche un'altra parte che dobbiamo leggere. Cosa succede se non ci sono messaggi in attesa? O sospendere il processo se non ce ne sono in attesa, ok? Allora, il PRECEIVE fa come prima cosa una ASEND a getPid. Vogliamo anche mettere un tag qua, diciamo che il tag è tag messaggio. E questo è un messaggio del tipo tag, se volete, get fit. Poi facciamo un do. M uguale a receive asterisco. Io ricevo da chiunque e ricevo tutti i messaggi. A questo punto anzi, facciamo così per essere coerenti. Facciamo che sono sempre messaggi di quattro elementi. Quindi invece di ricevere il messaggio come M, lo riceviamo come tag sender prio message a receive asterisco. Quindi riceviamo già la quadrupla e diamo i nomi ai vari pezzi della quadrupla. Quindi if tag uguale msg, c'è un tag tipo messaggio message queue punto insert
Message.add. Cosa aggiungiamo? Sender. Crea message. Ok? While tag diverso tag maiuscolo. Va bene, è lo stesso, per non confonderci questo lo chiamiamo end tag, per dire. Allora a questo punto cosa abbiamo fatto? Ci siamo mandati un messaggio e abbiamo preso tutti i messaggi in giacenza e li abbiamo aggiunti in una struttura dati. Questa è sequenziale imperativa, basterà solo dire come funziona, non importa implementare. Questa aggiunge aggiunge in una struttura dati mittente priorità messaggio. Arrivati a questo punto abbiamo due possibilità: o nella struttura dati c'è almeno un messaggio che fa match con la richiesta, ok? Anche qui faccio un altro piccolo guaio, permettetemi di chiamare questo msender e questo msender per non confonderlo con il sender, che è un'altra cosa. A questo punto si danno due possibilità: o nella struttura dati c'è un messaggio dal mittente, oppure c'è almeno un messaggio sai da asterisco, oppure non c'è nessun messaggio nella struttura dati che fa match con le richieste. Nel primo caso chiediamo alla struttura dati di darci il messaggio a massima priorità e lo restituiamo. Nel secondo caso che cosa facciamo? Semplicemente la PReceive diventa una Areceive, perché sto aspettando messaggi da tizio, ricevo tutti i messaggi in attesa, da tizio non c'è nessun messaggio, il primo che arriva sarà quello che ha massima priorità per quello arrivato. No, oppure ricevo da chiunque, nessuno mi ha scritto, il primo che arriva sarà quello a massima priorità. Quindi l'idea, adesso lo implementiamo, quindi continua lì sotto, a questo punto cosa facciamo? If msg uguale message q, msg q l'ho chiamato, punto get sender, e questa funzione è la funzione che nella struttura, la struttura dati ha una add e una get. La add inserisce quello, la get prende quella massima priorità. Sender o il mittente o l'asterisco, la struttura dati in grado di gestirlo, perché si tratta solo di fare una ricerca. Pensate, potete, se non volete spendere troppo, lo mettete, per implementarlo lo mettete in un lettore, fate una ricerca esaustiva, cercate il massimo, se no fate una struttura dati più elaborata. Se questo è uguale a nulla, vuol dire che non c'è, cosa faccio? Tag msender, perché attenzione, riceve sempre un messaggio, il mittente non lo sa che lui non msg uguale a receive sender, quindi
faccio una receive, ma ricevo la quadrupla, perché il mittente era sempre la quadrupla. E a questo punto facciamo return MSG. Quindi, se c'era nella struttura dati, l'ha preso questo e lo restituite. Se la struttura dati non c'era, fate la receive. Il primo che arriva, e qui avete messo send, quindi se aspettavate da tizio, il primo che arriva da tizio, se avete messo asterisco, il primo che arriva da asterisco, lo restituite, togliendo tutti gli altri ornamenti che abbiamo messo per l'algoritmo, perché quello che vogliamo dare è il messaggio, non dobbiamo dare priorità o altro. Ok? Da parte scrivete, ipotizzo che ci sia una MSGQ che appartiene alla classe, che è un oggetto della classe MessageQ, che ha due chiamate, la add, e scrivete che fa questo e quello, e la get, che fa questo e quello, perché questo è, poi volete implementarlo semplicemente. La get è il messaggio a già a massima priorità, perché quello non c'entra niente con la programmazione concorrente, basta fare tutto sul vettore. Cioè, allora, riquadra la soluzione. While tag not end tag, perché noi abbiamo, ci siamo spediti un end tag, end tag. Oh, l'ho messo, l'ho cambiato perché cos'è, anche se uno è minuscolo, uno è maiuscolo, è nella, uno è la variabile tag, l'altro è la costante che dice questo è l'etichetta. Tag per intenderci, è l'etichetta, quella che trovate sul colletto della camicia, che è l'etichetta che indica che sono finiti i messaggi in. Allora, andiamo a fare l'esercizio 3. Chiedo conferma che abbiate copiato le lavagne. Chi ha ancora bisogno di un attimo? Due. Sul funzionamento della receive. Allora, quindi in pratica nel ciclo do while viene scartato nell'inserimento della coda un messaggio se me lo sono autoinviato. Solo se me lo sono autoinviato e si chiama tag. Sì. E quindi viene scartato. Dopo, se io sono uno, quindi dopo nella dopo se non sono inviato una volta e aspetto un'altra volta il messaggio che mi sono inviato, uno se ne invia una volta per ogni PRSave. E ogni PRSave se ne invia e se lo legge. Questo è importante, perché se non ve lo leggete la parte della sport intera. E quindi quel messaggio non rimane nella coda, perché comunque l'unico modo per uscire da questo while è essere solo riletto. Ok? La prossima volta che faccio la PRSave me ne mando un altro. Se avete la coda all'ingresso, ok, questi sono i messaggi in attesa di essere ricevuti, questo è il più vecchio e così via. Voi mettete il vostro messaggio e incominciate a leggere, e tutti questi man mano li leggete, li mettete nella struttura dati. Quando inciampate nel vostro, dite ok, questo è i messaggi che viene in giacenza al momento della PRSave erano questi. Può darsi che durante questo ciclo ne arrivino degli altri, però in qualche punto fermo bisogna farlo, perché occorre
e d'altronde fate tutto fermo al momento in cui è stata mandata questa send qua. Se ne arrivano degli altri, vengono messi in coda e verranno ricevuti dopo. Il problema che proponete era la seconda parte. Sì? La prima parte l'ho capita, ma la seconda parte, se già inviamo una volta, dopo riceverlo, dovrei inviarlo una seconda volta nel messaggio. No. No, perché se non c'è nessun messaggio in coda, che rispetta le prendiamo uno solo dei casi, prendiamo però di dimenticarci del caso asterisco, quindi abbiamo un messaggio chiaro, un intento da segnalare per fissato, io aspetto un messaggio da tizio e se ne ho più di 200 devo prendere quella massima priorità, quindi mi automando il messaggio, scarico le code, quando vado a vedere non ho messaggio da tizio e quindi secondo specifiche la vede. O sospendere il processo se non ce ne sono in attesa, mi devo sospendere. Come mi sospendo? Ma per esempio posso sospendermi con una ARS da tizio. Perché se tizio mi manda un messaggio, quel messaggio sarà quello a massima priorità. Non ho bisogno di tornare a cercare code e bla bla. Perché non essendocene in attesa che fanno match, basta che aspetti prima. Lo stesso funziona per l'asterisco. Questo fatto così con due tag diversi ammette anche che un processo possa mandare con la psend che il messaggio a se stesso, perché li mette in coda con gli altri. È vero che se fa la P-Receive aspettando un messaggio da se stesso e non se l'è inviato prima, si ferma e va in deadlock, ma è naturale. Cioè se io dico aspetto un messaggio da me stesso prima di mandarlo, non potrò più inviarlo, ok? Questa è proprio questa possibilità c'è nella definizione. Copiate tutta la lavagna? Ok. Quindi questo è un esercizio sul mess spacing. Notate che fra la PSL e la PRC non ci sono variabili condivise, non ci possono essere. Fa parte del decalogo. Invece adesso torniamo con l'esercizio 3 alle variabili condivise. Ma prima di fare l'esercizio 3 ne facciamo uno un po' più facile. Vi ricordate la test and set? La test and set non mi ricordo come l'abbiamo definita, deve essere qualcosa del genere, a meno di inversione fra x e y. Sì, sono invertiti. Y comunque è la stessa cosa. L'idea qual è? Qual è l'idea che dovete avere quando volete usare una funzione come test and set? Una delle variabili la dovete usare come variabile globale e l'altra come variabile locale. La variabile globale deve avere modo di codificare lo stato critical section libera e lo stato critical section occupata. Quindi la variabile che chiama G globale, che non è detto che sia una, potrebbe essere più di una, comunque lo stato globale G fatto da variabili condivise può assumere uno spazio di valori. Nello spazio dei valori dovete delimitare, dovete dividere questo spazio in due sottospazi. Una parte rappresenta la critical section libera e una parte la critical section occupata. Quindi uguale G1
unione G2 e G1 intersecato C2 vuoto, cioè le partizionate. Cosa deve fare? Anzi, scriviamolo G libero e occupato, teniamo l'italiano. Funzionerà in questo modo. La funzione che applicate vi deve spostare dallo spazio della, la prima volta, dallo spazio della critical section libera allo spazio della critical section occupata. La stessa funzione applicata più volte deve farvi rimanere in questo spazio. Il primo deve spostarvi e mettervi da uno stato all'altro. Tutti gli altri non devono mai, anche se chiamate ripetutamente quella funzione, riportarvi di qua, perché sennò non funzionerebbe. Poi dopo la critical section dovete avere una, il meccanismo per spostarvi dalla occupata alla libera. Questa è metà del problema. Avete bisogno di avere la possibilità di questa è la gestione della variabile g. Avete un'altra variabile o un gruppo di variabili l e dovete fare in modo che tramite la vostra operazione atomica non solo si faccia questa trasformazione, ma che atomicamente durante la fase di entrata, durante la fase di entrata atomicamente abbiate la possibilità di avere una una funzione che va dalla G globale a L, ma in modo che leggendo il valore delle variabili locale voi possiate sapere se la globale era in questo stato o quello. Non importa che sia lo stesso valore, l'importante è che leggendo il valore della variabile locale io posso sapere se la variabile globale apparteneva a questo insieme o a quello. Perché? Perché quando entriamo noi dobbiamo spostarci di stato, e questa è la gestione della variabile locale. Poi dobbiamo avere qualcosa da esaminare in una variabile locale fuori dai giochi, perché una volta che l'abbiamo spostato atomicamente in una variabile locale, ok, a quel punto possiamo leggere quella variabile con calma, con operazioni non atomiche, e andare a vedere se l'operazione atomica ci ha fatto passare dallo stato di critical section libera a critical section occupata o no. Allora andiamo a vedere col test and set. Avevamo detto test and set, come si fa? A test and set è facile, noi abbiamo due T-set qui, vedete? Lo spostamento fuori dai giochi lo facciamo dalla Y alla X, e il cambiamento della variabile globale lo mettiamo qua, quindi Y sarà la globale, quindi G e l'uscita è G. Qui c'è la critical section. Continuiamo. Il primo che arriva copia G in L, e quindi L vale 0.
e pone a C il valore 1. Tutti gli altri che arrivano, copiano G in L, ok? E quindi L varrà 0. Allora, scusa, varrà 1, sì, perché il primo che è passato l'ha messa 1, e quindi questo continua a ciclare. Quando il primo esce dal ciclo, mette G a 0, il primo che fa la T-set si copia da G a L 0, quindi esce dal ciclo, e l'altro continua a ciclare. La domanda è, guardiamo quella cosa lì. Si può usare per fare sezioni critiche? Questo è già un esercizio di questo tipo abbastanza complesso. Vediamo. Intanto la prima cosa che bisogna domandarsi è come funziona. Avete due variabili private, ma attenzione, private condivise, perché sono private della classe che usiamo. Abbiamo il costruttore che setta tutte e due le variabili a 1. E poi quando andiamo a fare op, cosa fa op? Rappresentiamo A e B come due scatolette. In B mette il valore di A per B e sarà anche il risultato. Poi in A mette B per X, quindi scriviamo così, forse è meglio. A primo, cioè la A in uscita, B in uscita e il risultato. A e B il nostro chiamante non li può vedere, è chiaro, perché sono variabili private. Li modifica, ma non li vede. L'unica cosa che riceverà è il risultato. Quindi in B' mette A per B e in A' cosa ci mette? Attenzione che B è già stato variato, quindi A' è A per B per X. Allora a questo punto verrebbe, bisogna pensare come fare a mantenere lo stato. Uno potrebbe dire, ma se passo 0 come parametro x, da 1 mi diventa 0. Vedete, se metto 0 diventa tutto 2 0 0. Però poi decido a tirarlo fuori dal valore 0, visto che fa solo delle moltiplicazioni. Il primo entra nella critical set, poi mai nessun altro più entrerà nella critical set, perché se è equivale con 0, tira fuori un valore diverso da 0 moltiplicando, è impossibile. C'è un suggerimento, usiamo più 1 e meno 1 per non fare esplodere i valori delle moltiplicazioni. Proviamo a pensare cosa succede se mettiamo meno 1 come x. Se metto meno 1 come x, partiamo e result è uguale a quello, uguale è a per b. Quindi facciamo una tabellina a b a primo più primo, quindi lo stato iniziale è x ovviamente, quindi
Facciamo come il caso con più 1 meno 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, meno 1. Allora facciamo i conti. A primo, no, B primo è uguale ad A per B. 1. A primo è uguale ad A per B per X, meno 1. Ok. Poi facciamo tutti i casi possibili. Poi vediamo quali risultiamo. Meno 1, 1, 1, meno 1, meno 1, meno 1, 1, 1, meno 1, 1, meno 1, meno 1, meno 1, 1, meno 1, meno 1, meno 1. Ok? Quindi qua andiamo a vedere. B è A per B, quindi meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, 1, 1. E a questo punto dobbiamo moltiplicare questo per x, quindi meno 1, 1, meno 1, 1, 1 e meno 1. Ok? Quindi questa è la tabella di tutte le possibili. Ora dobbiamo trovare uno stato, ok, da codificare la critica al sacchio libera. Poniamo T, quindi vediamo che cosa succede. Questo lo chiamo stato A, B, C, D, E, G, H. Allora, poniamo di partire dallo stato, no, non poniamo, partiamo dallo stato, scusate, gli stati sono solo per i primi due, A, B, C e D. Partiamo dallo stato A, che significa 1, 1. Se in input diamo meno 1, ok, siamo qua, andiamo nello stato meno 1, 1 che abbiamo chiamato stato C. Se diamo lo stato, siamo nello stato C, meno 1 e diamo meno 1, andiamo nello stato 1, meno 1, che quindi va nello stato B. Nello stato B, lo stato B, vedete, è stabile. 1 meno 1 rimane 1 meno 1. Interessante questo. A questo punto però dobbiamo anche trovare come uscire. Se diamo più 1 per uscire, quindi l'idea che viene in mente è dire A lo consideriamo critical section libera, B, C o B, critical section occupata. Il valore x in uscita ci può dire questo? Qui il valore x in uscita, no, scusate, il valore B in uscita, quando abbiamo fatto questa operazione, che era questa qua, mi dava 1 in uscita. Quando abbiamo fatto questa operazione da C a B, da C a B, quindi era mi dava meno 1 in uscita. Questo è già scomodo, ok? Però potrebbe anche andarmi bene, perché l'importante, anche se ritardo di 1 l'entrata nella critical section, non mi dà fastidio, l'importante è che uno prenda l'informazione. E se da queste stati mettiamo 1, dove andiamo? Da A mettendo 1 andiamo qua. Da B
mettendo uno andiamo a D e da D mettendo uno dove andiamo? Andiamo ad A. Valori in uscita, vedete questi 8 archi sono quelle 8 case lì. E i valori in uscita quali sono? B con meno 1, out meno 1, A, A da sempre output 1, praticamente guardate, se si parte dallo stato A o dallo stato D, l'output è 1. Se si parte dallo stato B o dallo stato C, l'output è meno 1. Ok? Però manca un salto in stato C, se posso dire. Esatto, ha ragione. Da C e da D. Da C, se fosse 1, va in D, e da D, se fosse meno 1, va in da T, se fosse meno 1, quindi c'è questa cosa qua, quindi da C se è in 1 e restituisce meno 1, e questo c'è meno 1 e restituisce 1. C'è da aspettarsi che inizi una cosa simmetrica. A questo punto bisogna vedere come fare a codificare le cose. Come facciamo? Se cambiamo il segno alla X uscita dalla critical section, ma come facciamo? La X è la nostra variabile locale, non ce la facciamo nulla, non ci cambia il mondo. Le nostre variabili globali sono A e B, quindi se partendo da A noi continuiamo a fare 1 per voler entrare nella critical section, ok? Facciamo 1 per entrare nella critical section fino a quando non ci restituisce meno 1. Facciamo meno 1, scusate, fino a quando non ci restituisce meno 1. Se siamo in n processi, il primo che fa questo magari non entra nella critical section, il secondo sì. E a quel punto continuerà a ciclare in questo modo, ok? E quindi quando siamo entrati nella critical section siamo certi di essere nello stato B, ok? Posso aver fatto tutte e due le chiamate io, o le posso aver fatto io uno e l'altro un altro, ma alla fine siamo finiti nello stato B, e il primo che entra nello stato B dice è mia la critical section, perché o meglio questo, il primo prende 1 e tutti gli altri prendono meno 1. No, entriamo già qua nella critical section, perché il primo prende 1, gli altri prendono meno 1, ma potrebbe essere o in C o in B o in C. Ok, a questo punto per uscire dalla critical section diciamo che facciamo 1, ci possono darsi due casi. Se lo facciamo mentre siamo in B, andiamo in D.
Se lo facciamo mentre siamo in C, andiamo in D lo stesso, ok? Quindi, quando facciamo il percorso interno, il primo prende 1 e tutti gli altri meno 1. Funziona. Quindi, scriviamo il codice e poi vediamo se, perché funziona. Allora, entrate nella clicker section. Tu y uguale diciamo che abbiamo tumult pm è la variabile di tipo tumult condivisa pm.op di meno 1 while e cicliamo finché y è minore di 0. Per uscire cosa facciamo? Pm.op di 1. Proviamo se funziona. Partiamo dallo stato A. Il primo fa tm punto op di meno 1, quindi dallo stato A si va allo stato C, ritorna 1 e quindi lui entra, ok? Perché il ciclo arriva il secondo che vuole entrare. Arriva il secondo che vuole entrare, fa tm op di meno 1 da C, va in stato B, ma ritorna a meno 1 e quindi non entra. Continua, quindi torna su e torna a fare, dice faccio meno 1, cica così, ritorna a meno 1, continua a non entrare. Cosa? Y, y minore di 0, che è la posizione di continuazione del ciclo, ok? Quindi continua a ciclare. Nel momento in cui il primo esce dal ciclo, lui fa una tmp di 1, in realtà butta via il valore di ritorno, ma l'importante è che facendolo sposta in D. L'altro che stava aspettando, quando fa la TM op per la prima volta, ok? Passa per questo arco, si prende l'1 e entra. Ok? Poniamo che quel processo sia solo, altri non facciano la chiamata, non va in B, rimane in C. Ma quando fa la, la TM op di 1, va in D. E quindi il meccanismo funziona, ok? Praticamente A non lo raggiungerà più dopo l'istante iniziale. Quindi questi stati rappresentano la critical section occupata, questi stati rappresentano la critical section libera. Abbiamo modo, guardando il valore di ritorno, di identificare se stiamo passando da una critical section libera occupata, questi, oppure se stiamo rimanendo nello stato occupato. Il meccanismo funziona. Il programma va da C a D e poi torna da D a C. Sì? Se lo può fare. Sì. Se l'altro programma allora se è solo è in C, se sono in 2 nel momento in cui fa TMOP lo sposta da C a B. Questo è proprio della test and set, anche con quella là c'è sempre la possibilità che uno mi ha detto c'è la possibilità di stare retro comunque, ok? Quindi vogliamo sostituire la test and set, non facciamo miracoli per risolvere i problemi che ha la test and set.
ok? C e B rappresentano tutte e due la critical section occupata. Sì, che è lo stato A, che è lo stato iniziale di questa macchina. Il fatto che A e B siano inizializzate uno da semplicemente lo stato iniziale. Quella è una macchina di stati finiti, questo l'avete già visto in qualche corso. Allora, come vedete, un test and set può anche essere far ragionare. C'è qualcuno che si lamenta? No, siete in aula a chiacchierare. Va bene. Allora, questo lo chiudiamo. L'altro esercizio non lo faccio ora perché parla del scheduling cooperativo che non avete ancora visto. Quindi 12.09, no, qui ho messo un punto esclamativo. Vediamo. Come lo odio quando fa così. Ah, bellino. Allora, sì. Si è notato tre processi. Uno che sa solo stampare la T, uno che sa solo stampare la A e uno che sa solo stampare la R. Le dobbiamo sincronizzare in modo che alla fine ripetano all'infinito taratata, taratata, taratata. Non c'è l'accento. Ok. C'è anche un esercizio simile fatto alla vigilia del mondiale che faceva l'Italia. In particolare, no, se guardate un compito precedente c'è un esercizio simile più semplice. Io penso che voi guardiate gli esercizi e quindi se ho dato un esercizio e ovviamente ho dato la soluzione dell'esercizio, io spero che poi ci sia un'analisi della soluzione. Allora, come si fa a risolvere quello? Come lo facciamo? Con un monitor che ha una sola... Il testo dell'esercizio più semplice era fatta così, era uguale, ma il while true era fatto in questo modo. Prima della chiamata era taratata punto enter x print x e taratata punto exit x, ok? Come si risolve questo tipo di esercizio? Ma quali sono i più modi? Per esempio, uno dice, consideriamo un
considerare il sistema come un sistema che ha 8 stati e poi è arrivato all'ottavo stato e comincia da capo. Quindi se un dobbiamo codificare in qualche modo i processi, ma quello è un problema da poco. Proponiamo di codificare i processi che abbiano nomi uguali alle lettere che scattano, ok? O se no possiamo fare una funzione che, data la lettera che scatta, trova il nome del processo. E poi che dopo facciamo? Facciamo un vettore di tre condizioni. Ok, X che ha condition ok X, la condizione è vera quando X può andare avanti, cioè quando c'è da stampare la A, la T o la R. Poi mettiamo un intero state e un PID chiamiamolo così, ciao PID method di 8 uguale T A R A T A T A. Quindi abbiamo un vettore di 8 elementi e state sarà uno stato che va da 0 a 7, quindi verrà sempre incrementato modulo 8. Quando è allora che il processo A può andare avanti? Il processo A può andare avanti se MSG di state è uguale scriviamolo meglio a ok di index se msg di state è uguale a index. Cioè, io tengo uno stato che è numero da 0 a 1. Quando è che il processo T può andare avanti? Il processo T può andare avanti se nello stato attuale bisogna stampare una T. Quindi se siamo in questo stato può andare avanti. Se siamo in questo stato qua, no. Ok? E così via. Quindi, facendo l'esercizio più semplice, enter, procedure, entry, enter, X, che è la cosa che viene chiamata prima di stampare. Quando è che può stampare? Quando è che solita cosa? Si controlla lo stato, si cambia lo stato, e se lo stato modificato può far andare avanti, si può andare avanti altri. Allora, procedure entry enter dice if msg di state diverso da x
ok, x di x punto weight. Quindi già vedete stato iniziale, e quindi è lo stato 0. Abbiamo i tre processi, uno si chiama T, uno si chiama A, uno si chiama R. Arriva per primo A, cioè MSG di state è T, e quindi mi fermo. Arriva R, si ferma. Quando arriva T, passa, perché lo stato è il suo, stampa T, e poi andiamo a vedere l'exit. Procedure entry exit. Cosa fa? Exit dice adesso avanti il prossimo, quindi state uguale state più 1 modulo 8, e a questo punto dice ok x di msg the state punto segna, ok? L'exit cosa dice? Ha stampato la T, lo stato diventa 1, quindi secondo elemento del vettore. Chi è msg di 1? È A. Quindi io mando ok x ad A punto signal. A questo punto i casi sono due: o A era già in attesa perché era arrivato prima e quindi si sblocca stampa A, oppure siccome abbiamo portato lo stato a 1, quando A arriverà troverà che il suo turno non fa la wait e stampa. Ok? No, vedo, ditemi dov'è il dubbio. Ditemi che cos'è che non vi torna. Non è una forma più semplice. Poi arriviamo a quello sul monitor. Abbiamo tre processi. Uno che sa dire solo T, uno che sa dire solo A, uno che sa dire solo R. Poniamo che siano le tre persone con la macchina, lei sa dire solo T, lei sa dire solo A, lei sa dire solo R, ok? Allora, se partono tutte e tre fanno un gran casino, perché non fanno ta-ta-ta-ta, non fanno ta-ta-ta punti, no, non gli altri non ci sono. Allora, T a R, comunque partano, T deve andare avanti, a R devono essere fermati. Quindi tutti e tre mi chiamano la ENT, non so chi arriva per primo, chi arriva. Io ho una sorta di ho un vettore dove tengo conto di che cosa devo stampare, e ho uno stato per dire a che punto sono. Quindi all'inizio sono guardo il primo elemento del vettore e dice mi arriva R, fermi, arriva T, no, tu vai quello là. Quindi lei stampa T. Lei uscendo dice ho finito, e tipo ha fatto, dico va bene, questa la prima elemento è andato, andiamo avanti col secondo. Il secondo, i casi sono due: o il vostro collega ha già chiamato la ENT oppure no. Se ha già chiamato la ENT e aveva scoperto che non era il suo turno, era fermo sulla wait. Allora io dico A, ok x di A punto segno, ma come faccio a scoprire A? A è proprio quello che compare nel secondo elemento del vettore, ok? E allora avanti A. Quando esce vado all'elemento successivo e trovo la R e mando avanti R, mando una sigla a R. Se R è andata a prendere sul caffè, ho fumato una sigaretta, fuma R, no, prendo il suo caffè, prendo il caffè, la mia sigla va perduta, ma quando lui tra l'altro ritorna dal bar, mi serve il turno se è R,
Vedete che avrà una mano a fare. Però le condition ok sono, quindi è un vettore di programmi, è un vettore di condition, sono tre variabili condition, l'ho scritto come vettore perché sennò avrei dovuto ampliare il codice, dire se l'identificativo è A allora fai ok A.wait o signal, ok. Le condition sono variabili come le altre, potete mettere nel stack file. Prego. Magari mi però c'è bisogno di scrivere due funzioni enter e exit, si può affondere una sola. Dopo la affondere in una sola, vorrei che fosse chiaro questo per passare a livello successivo, l'asincro. Se è chiaro passiamo a fare la vera soluzione di questo esercizio. Sì o no? Sì. Ok. Allora. Guardiamo. Guardiamo la vita di T. T che cosa fa? Fa enter, print, exit, enter, print, exit e così via, ok? Ho srotolato il loop. Quindi, come traduciamo questo in sincro? La prima volta, e solo la prima volta, fa enter. E poi, per tutte le volte successive, sincro dovrà essere exit enter, ok? Quindi abbiamo bisogno di una variabile in più per dire, per controllare se è il primo passaggio o no. Va bene? Perché il primo passaggio non dobbiamo fare la exit. Perché? Perché se facessimo la exit sposteremo lo stato in maniera assurda, cioè solo dopo aver stampato va cambiato lo stato. La prima volta che entrano, no. Quindi la soluzione finale, che non è una catastrofe, è fatta così. Proceed. E questa è la soluzione dell'esercizio. Anche sync in inglese si scrive come tech, hanno la ch, ok? Altra cosa che spesso trovo come la receive sbagliata nei cose. E il verbo to block non esiste. L'ho trovato anche quello. Va bene. Allora. Scusi. Sì. Ma non potremmo semplicemente interpretare state a un teorico meno uno per all'inizio e dopo lasciamo oscillare i suoi valori in modo notto. Il problema è che chi è che lo pone da meno 1 a 0? Il primo exit che viene fatto in. Ma non abbiamo più exit enter, abbiamo sincro, che e tutti chiamano sincro. Quindi il problema, se mi dice il primo che deve entrare lo mette a 0, poi che sarebbe T, A e R arrivano e si trovano già a fare una exit falsa. Il fatto della partenza, di essere la prima volta che chiama la funzione, non è una cosa globale, che allora potremmo cavarcela con il meno 1 che vale per tutti, ma è la prima volta di T, la prima volta di A e la prima volta di R, ok? E sono da considerare separatamente. Quindi abbiamo tutte queste variabili, poi abbiamo un vettore booleano, come lo chiamiamo? Not first di A
PR inizializzato a falso. Quindi if not first x state uguale state più 1 per 108, poi ok x di msg di state punto signal not first per set, se no first diventa un pugno, not first di x uguale true e poi facciamo if msg di state diverso da x ok x di x punto wait. Quindi ho unito, questo è il codice della enter, questo è il codice della exit, ma la exit la fa solo dalla seconda volta in poi. Quindi arriva la A, arriva A, se all'inizio per A è la prima volta che viene chiamato, quindi salta tutto questo e si va a piantare qua. Arriva R, salta tutto questo e si va a piantare qua. Arriva T, salta anche lei questo, dice true, ma non si ferma, stampa la T. Stampa la T e torna a chiamare la stessa sequenza, ma stavolta non è più la prima chiamata, quindi cambia lo stato, manda avanti A, se A aspettava viene sbloccato, se no la sequenza viene persa, ma quando arriverà entrerà. Ok, e la T si va a fermare qua e si rimarrà ferma qua fino a quando non arriverà di nuovo il suo turno in questo punto qui. Ok? È chiara la soluzione? Vedo per passo qui. Anche qua c'è uno scheduler cooperativo. Possiamo farlo, dai. Prima che la novità, una novità fra oggi di oggi sul fatto quotidiano, vi leggo una frase, dice le novità per iPad con un sistema operativo 4.2 il sistema operativo 4.2 si prevede il multitasking finalmente nel 1970 io mi faccio il multitasking iPad è riuscito a farlo. Cosa succedeva prima? E notate che ci sono i bei cartelli in giro, vi leggo, l'ho fotografato e quindi vi leggo quello che dicono questi cartelli in giro. Faccio zoom. Si possono parlare di laboratori, si possono realizzare testare le proprie applicazioni mediante raffinati tool di sviluppo e debugging grafici verificabili nel performance. Ok, sono raffinati tool
che prevedono di fare anche programmi multitasking. Allora, prima che ci fosse multitasking reale, a questo punto anche iOS non lo sapevano, non imparato, faceva così, si usavano le schedule cooperative. Come si fa a fare una schedule cooperativa? I vari processi quando non c'è cliente, i vari processi quando ricevono il professore, spero ancora che si sia sbagliato il fatto che se in realtà ci fosse. Comunque Apple fino alla versione 9 e Windows fino alla versione Mini, sapete, Windows ha due linee di sistemi operativi, quelli che sono nati da personal e sono morti da personal, che, 3.11, 95, 98 e Mini. Invece gli altri, il nato professionale NT, 2000, XT, Svista e 7, dicevo, quelli fino alle medie, fino al 9, avevano gli schedule cooperativi. Il processo prendeva controllo del processore e poi il programmatore doveva ogni tanto mettere nel codice un'istruzione che era YELD, altra cosa che tutti sbagliano a scrivere, YELD. L'istruzione YELD diceva: se c'è qualcuno che ha qualcosa da fare, vado avanti, cedo il mio buon cuore e il processore agli altri. E quindi era il processo autonomamente che dava la possibilità agli altri di andare avanti. Se uno faceva il loop infinito senza fare yet, provocava freeze, perché a quel punto non c'è preemption, non c'è modo di dire da un altro processo faccio chiedo, l'altro processo non partirà mai perché non fa yet. Ok, quindi qua si vuole che facciate uno scheduler cooperativo fatto con i semafori. Quindi l'idea di ogni processo è fa init a tre funzioni, init che viene chiamata all'inizio. Quindi il processo deve lavorare e nella sua vita, quando ne ha voglia, chiama yield, alla fine chiama fini nel senso finire. E di questi processi voi ne avete tanti. Qual è l'invarianza che dovete garantire? Che ci sia un solo processo in esecuzione sul processore. Quindi quando fra i processi che hanno fatto init e che non hanno ancora fatto fini, uno solo deve essere in esecuzione e gli altri devono essere in attesa. Assomiglia molto alla sezione critica, questo, ma la sezione critica è un po'. La sezione critica dice che c'è un pezzo di codice e quel pezzo di codice deve essere eseguito da un processo alla volta. Qui in realtà è tutta la sezione critica e bisogna passare la sezione critica da un processo all'altro, un po' come se fosse un passaggio di testimone. È un passaggio di testimone. Come lo fareste? Cosa? Allora, per fare FIFO bisogna vedere se riusciamo a sfruttare la FIFOness del semaforo oppure dobbiamo esplicitamente metterci una coda e cose del genere. Proviamo a pensare.
ci vorrà un semaforo di multiesplosione. Semaforo mutex, ovviamente inizializzato a 1, cioè di multiesplosione. Int fa mutex.p, se deve essere uno solo, fini mutex.u. Se non ci fossero degli end, sarebbe una multiesplosione. Gli end se facesse così, la yield rilascia la mutex e riprende la mutex. Ricordatevi che i semafori sono FIFO. Quindi poniamo che ci siano tre processi, tutti e tre fanno la init, il primo passa, gli altri due si fermano, ok? Si fermano ma sono in coda nel semaforo mutex, nel loro ordine, quindi nel semaforo mutex abbiamo A, B e C. A entra, quindi in questo momento il processore è usato da A. B e C trovano il semaforo bloccato, si fermano, ma nella coda sono messi così. Poniamo che A faccia yield, A fa la P, A fa la mu, e quindi appena può consente a chi? A P di andare. E fa la P e quindi A si mette in coda e quindi c'è B. Quando B fa la yield, la V sblocca C e lui si mette in coda. Basta se questo per fare uno scheduler cooperativo. No, quando chiama la fini, lui dopo esce, quando chiama la fini, poniamo che a questo punto B decida di finire, B chiama la V e consente a C di andare avanti, e B esce dal gioco, ok? E quindi si alterneranno a C, se arriva D, D nella init si mette in coda al... finisce l'esecuzione. Dov'è che dice? Mi pareva che ci fosse scritto da qualche parte. Nota metodologica. Quando state facendo uno scritto, forse ve l'ho già detto ma lo ripeto, la prassi è questa, che ricevete il testo, c'è una fase di discussione sul testo, quindi se avete dei dubbi pubblicamente si discute in modo che sia chiaro, ad esempio la fini quando viene chiamata così, poi ci si mette a lavorare. Tra l'altro è mia... bellena questa, è mia abitudine non consentire a nessuno di spostarsi dal posto, e se qualcuno ha delle domande le fa ad alta voce pubblicamente, domanda pubblica, risposta pubblica, e questo fa in modo che tutti nell'aula abbiano a disposizione le stesse informazioni e non ci siano quindi condizioni di privilegio per qualcuno che ha capito meglio le cose perché le ho spiegate meglio o peggio, ok?
Allora, il method passing smemorato, bellissimo, che è random, talvolta invece si scopre chi è il destinatario e invece di mandare il messaggio al destinatario lo rimanda al mittente. E lì, per farvi capire come funziona, ve l'ho implementato. C'è un generatore di numeri casuale. Se è minore della nostra costante di smemoratezza, che è minore di 1, se no se è completamente smemorato lo mandiamo col legno, e se capita nel momento di Alzheimer manda il messaggio a GetPig, se no lo manda alla destinazione, invece la ricezione è la solita ricezione. E io chiedo, di reimplementare il servizio di message passing asincrono dato il message passing smemorato. Cioè voi avete a disposizione questo. Che è lo stesso, sapete, che avete a disposizione un supporto che ha un errore e dovete fare il... Vi ricordo che i primi paint che uscirono, in alcuni casi sbagliavano la divisione virgola mobile. E il sistema operativo dovrebbe aggirare il problema. Va bene. Come si fa a fare una cosa del genere? C'è un caso in cui siamo certi di ricevere il messaggio ed è il messaggio che mandiamo a noi stessi. Se è il caso in cui sono smemorato lo mando a me stesso, se è il caso in cui mi ricordo il destinatario sono sempre a me stesso, quindi quello arriva in certo. Quindi tutte le volte che voglio mandare un messaggio alla destinazione ne mando due di messaggi, uno al destinatario e uno a me stesso con un tag. Se ricevo il messaggio con il tag significa che prima è arrivato la destinazione. Se invece ricevo quello che era per la destinazione, allora intanto devo preoccuparmi di leggere perché subito dopo c'è sicuramente il tag, e allora ci riprovo e continuo a riprovarci dai e dai, siccome la probabilità non è 1, prima o poi passa. Ok? Quindi questa è la cosa. Questi ultimi 5 minuti vi voglio dire. Adesso continuiamo a fare esercizi perché ci dobbiamo allenare per lo scritto, ma come potete capire, e come potete capire dal fatto che sono pubblicati tutti i testi fatti finora, quello che si chiede non è una conoscenza dei meccanismi, è saperlo applicare. Ogni esercizio è diverso dai precedenti e è un'istigazione alla vostra creatività nel trovare le soluzioni. Che è proprio ciò che vi servirà maggiormente nel momento in cui voi andrete a lavorare. Quindi, quello che vi dicevo alla prima lezione, ora penso che sia molto chiaro. Quando dico che negli esercizi di concorrenza potete tenere libri, quaderni, esercizi svolti, qualsiasi cosa, più che gioire, dovevate preoccuparvi. Nel senso che vi chiedo una cosa di livello superiore, vi chiedo di ragionare sulle cose che avete studiato, perché semplicemente ripetermi le cose che avete studiato non serve né a me né a voi, mentre invece quando sapete trovare soluzioni curve ad esercizi avete delle capacità che saranno quelle veramente utili il giorno in cui andrete a lavorare.
Prego. Costi c'è una costante reale minore di 1. Minore di 1. Minore stretto. Minore stretto. Perché anzi c'è scritto molto minore di 1. Beh, funzionerebbe anche se 1 meno epsilon, ma ovviamente avrebbe un'efficienza nulla. E non ditemi per noi periodico perché sarebbe 1. Altre domande? Fate esercizi, io continuo a farli e casomai mettete sul newsgroup, a parte se mi mettete le lavagnate di oggi, mi fate un piacere per tutti. Poi vi invito a discutere anche fra voi le soluzioni degli esercizi. Non mi viene l'esercizio, chiedetelo sul newsgroup. Poi casomai nelle prossime lezioni vi chiedo quali sono i versi difficili del newsgroup e li facciamo assieme, ok? Perché la mia soluzione è la ASEND è la come si chiama? SMEM SEND MSG DEST e SMEM SEND OK TAG get Peter myself. A questo punto faccio smem receive è un po' più difficile in realtà, lo faccio la prossima volta per segno, perché bisogna fare tu smem receive. No, si può fare da me stesso. E a questo punto if msg if m uguale uguale ok tag ci vorrebbe break. Mettiamo giusto per semplicità break, se no mettete una flag. Else, di nuovo, mandate il messaggio a me. Lei dice, ma mandiamo solo il messaggio con un tag. In modo che se ci ritorna indietro gli stessi... va bene. Ma quando scopre che è tornato a se stesso? Deve fare una receive per coprire che è tornata a se stessa. Se fa la receive, ferma. Se fa la receive, blocca. E allora, se qua non mettessi questo e qua facessi la receive, se è andata a destinazione mi blocco. E invece la send non deve essere bloccante. Allora ho bisogno del tag per poter avere la certezza che è arrivata a destinazione. Ok?